Amici carissimi, siamo arrivati alla fine dell'anno liturgico, l'anno A, e come sempre l'anno liturgico si chiude con la solennità di Cristo, Re dell'universo, e ci viene presentato come Vangelo il giudizio finale, dunque il tema dell'esame che ci farà entrare o meno nell'abbraccio della eternità con Dio, nella vita per sempre. Il tema il Signore ce l'ha dato, sta a noi prepararci. E per la nostra diocesi di Caltanissetta questa data segna un percorso assai particolare e molto importante, perché apriamo il congresso eucaristico diocesano, congresso che abbiamo voluto per celebrare il 180° anniversario di fondazione della diocesi. E questo congresso eucaristico, che si chiuderà il 27 aprile 2024, ha al suo interno anche una missione di evangelizzazione, con oltre 700 missionari laici che stiamo preparando, e abbiamo creato dei gemellaggi fra le comunità parrocchiali, quindi ci sarà una migrazione continua per tutta la Quaresima e tutta la diocesi, che in modo sinodale insieme si mette in stato di missione e per vivere la Chiesa in uscita, come noi abbiamo sempre fatto, perché non siamo nuovi a questo tipo di missioni, ne abbiamo già fatte altre a livello diocesano o solo per i giovani. Bene, il Signore allora ci dà il tema dell'esame. Questo tema consiste in sei punti. Questi sei punti riguardano tutti la relazione di prossimità e ospitalità nostra nei confronti degli altri e soprattutto nei confronti di chi vive situazioni di indigenza, di difficoltà, sia materiale che spirituale. Sono sei punti, tanti quanti sono i giorni in cui l'uomo è stato creato. L'uomo è stato creato il sesto giorno. Questo significa che i sei punti su cui Gesù ci giudicherà non riguardano un piano di devozione, di religiosità, ma toccano tutti la sfera squisitamente umana. È come se Gesù per l'ennesima volta ci dicesse: guardate che io non voglio cristianizzare il mondo, ma umanizzare la società. Ed è pur vero che quanto più ci allontaniamo da Dio e quindi dal Vangelo di Gesù, quanto più ci allontaniamo da una sana, profonda, vera preghiera nella interiorità del nostro cuore e nella unità della comunione con gli altri, tanto più ci viene difficile essere veramente uomini e donne all'altezza di una squisita e dignitosa umanità.
Gesù ci chiede in 6 punti come ti sei comportato nei confronti degli altri. Gli altri che hanno fame, che hanno sete, che sono forestieri, che sono nudi, che sono malati, che sono imprigionati. Ecco, qual è la qualità della tua relazione umana con costoro? È una relazione di prossimità o di indifferenza? È una relazione di ospitalità o di rifiuto? È una relazione di amore o di odio? È una relazione di donazione o di spogliamento nei confronti degli altri? Tutto qui è il nostro esame. Tutto qui. Perché ancora ci arrabattiamo dunque a vivere chiusi nel nostro individualismo, a coltivare rancori, odi, a giudicare il prossimo, a distinguere fra noi e gli altri, fra noi e gli immigrati, fra stranieri e cittadini? Siamo tutti parte di questa comune umanità. Gesù dunque farà il suo esame sulla nostra capacità di prossimità relazionale con tutti, senza distinzione, sul nostro desiderio e il nostro fattivo impegno di creare una fraternità universale. Solo così possono essere debellati abusi e soprusi, guerre e odi. Solo così il mondo sarà una casa e l'umanità una famiglia. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.